Allora, nel Medioevo il concetto di lavoro si è sviluppato in tre concetti. Il primo è labor, fatica, e da cui lavorare, e chi sono i laboratores? Per molto tempo nel paesaggio medievale sono soprattutto i contadini, quelli che faticano. Tant'è vero che ancora in francese labourer vuol dire soltanto arare, appunto. Poi un altro concetto è quello di ars, mestiere, da cui artifex, artigiano, cioè artigiano ed artista, e infine opus, che dà operarius, cioè colui che crea, e che però è in realtà poi destinato a usarsi soprattutto per l'industria edile, sono quelli che lavorano appunto in maniera abbastanza bassa, ma per appunto l'edilizia. Quello che voi state qua vedendo è una miniatura tratta dalla relazione con cui in termini pressoché contemporanei si dà conto della costruzione di questo splendido duomo che qui abbiamo davanti. E qui possiamo proprio vedere già questa diversificazione del lavoro, perché abbiamo il grande Lanfranco. Ricordiamo che questa è una delle cattedrali dove sia l'architetto che il grande scultore Viligelmo si sono firmati, hanno il loro nome in due grandi epigrafi. Quindi abbiamo questo Lanfranco che è vestito all'antica per avere ancora più dignità, probabilmente con un compasso in mano. E poi vediamo gli artifices, che vedete che sono degli artigiani che stanno appunto facendo salire le mura del Duomo, e vedete anche appunto come sono ben vestiti, ben pettinati, mentre invece gli operai vedete che hanno abiti molto malconci, hanno tutti questi capelli fiammeggianti, cioè sono appunto, diciamo, dei poveretti. Nel proprio Duomo qui di Modena vediamo il cantiere, cioè come già in fondo c'è un'idea che il lavoro è nobilitante, che è qualcosa di importante per la città, perché questi artigiani sono rappresentati mentre lavorano alla costruzione dello stesso Duomo. E quindi qui vediamo uno scultore che sta costruendo, che sta scalpellando un capitello, e qua invece abbiamo un artigiano che ugualmente è al lavoro, e notate come entrambi sono molto ben vestiti, calzati, cioè quindi c'è una rappresentazione che vuol sottolineare la loro dignità, la loro importanza. Questo non era sempre così, perché noi sappiamo che nel Genesi Dio aveva creato Adamo come lavoratore e giardiniere felice. All'inizio tutto il mondo sarebbe dovuto rimanere vegetariano, si parla anche di leoni che mangiano l'erba. Poi c'è il peccato di Adamo ed Eva, e quindi la loro punizione è, come tutti sappiamo, Eva che deve soffrire nel partorire i figli, nell'allevarli, e Adamo che deve lavorare con una terra diventata ostile, e poi subentra la violenza e la morte con Caino. Ecco, se noi guardiamo questo particolare, che è una formella della chiesa di San Zeno a Verona, beh, proprio vediamo questa condizione estremamente triste e punitiva del lavoro. Eva è seduta e ha un grande fuso, vediamo il povero Abele in alto che viene ucciso da Caino, e poi sotto c'è addirittura Adamo che spinge un aratro, e Caino che, cioè c'è una trazione umana, cioè non ci sono neanche gli animali, e quindi c'è questo modo di rappresentare in maniera molto negativa. Mentre invece, appunto, qui vediamo la situazione prima del peccato, in cui vediamo un Adamo felice in mezzo ancora a una terra ridente,
che dà il nome a tutti gli animali. Se noi adesso passiamo a questa bellissima altorilievo di Villigelmo, che è nella facciata del Duomo, vediamo qualcosa di molto nuovo, perché è, come vedete, è rappresentato Adamo ed Eva che entrambi lavorano la terra, cioè non c'è la punizione di Eva, mentre invece anche lei collabora a questo lavoro. E questo perché appunto succede? Succede perché si comincia a pensare dal XII secolo in avanti che tutto sommato il lavoro non è soltanto la punizione dell'umanità, ma è anche un modo per ritornare in paradiso. E c'è per esempio questo piccolo, vi leggo solo poche citazioni. Abbiamo nel Onorio Augusto Dunense che nel XII secolo si immagina un dialogo fra il sapiente e lo scolaro. Allora, lo scolaro dice: perché Dio non concesse all'uomo di mangiare una volta alla settimana e che questo fosse sufficiente? E risponde il sapiente: la fame è una delle pene comminate per il peccato. L'uomo era stato creato in tal modo che, se avesse voluto, avrebbe potuto vivere beato senza alcuna fatica, senza lavorare. Dopo la caduta, poté riparare solo attraverso il lavoro. Infatti, se non fosse stato obbligato a patire la fame, il freddo e tutte le altre cose spiacevoli, non avrebbe certo voluto lavorare e in tal modo sarebbe rimasto fuori per sempre, proscritto dal regno dei cieli. Per questo Dio lo obbliga a sentire fame, perché in tal modo possa fare ritorno in paradiso. Questo naturalmente vale solo per chi si salverà, perché per i dannati il lavoro è solo condanna e pena. E un altro teologo, Ugo di San Vittore, morto nel 1141, dice addirittura che secondo lui ritiene che Dio abbia insegnato ad Adamo le pratiche del culto divino e addirittura che Adamo stesso abbia insegnato ai suoi figli a dare le decime alla Chiesa e offrire le primizie. Questo modo appunto di vedere il lavoro come qualcosa che in realtà nobilita l'uomo e lo aiuta a ritornare in cielo, lo possiamo vedere anche in questo affresco a Paganico, a San Michele Arcangelo. Paganico è vicino a Siena, dove qui vediamo l'Arcangelo Michele che pesa le anime, e queste anime sono di una donna che ha in mano il fuso e di un uomo che ha in mano la zappa, una brocca e del pane, e la donna dice: del mio filato l'emosina feci quaggiù al povero che la chiese in tua vece. E Adamo dice, vissi nel mondo e del mio sudore diedine per lo tuo amore. Cioè qui vedete che in realtà il lavoro viene presentato come un mezzo anche di caritatevole, di aiuto sociale. E quindi c'è anche questo senso che il lavoro si può trasformare in una virtù. Facendo un rapidissimo salto si può vedere quanto questo concetto si sviluppi nel campanile di Giotto, dove sarebbe stato bello veramente fermarsi solo su questo campanile, perché c'è veramente una rappresentazione del lavoro che porta al cielo, cominciando dalle arti meccaniche, cioè dal lavoro più pratico, fatto con le mani, fino alle arti liberali, che portano invece sono quelle proprie degli intellettuali. Quindi qui per esempio abbiamo l'astronomo che studia il cielo con un sestante, e potete vedere che sopra l'arco del cielo c'è Dio Padre con tutti gli angeli che approvano, così come possiamo invece vedere l'inventore della
questo della musica e che sta provando appunto gli strumenti musicali. Quindi si vede che l'operosità dell'uomo non solo appunto rende molto più articolato il lavoro e diversificato e la vita migliore e più piacevole nelle città che intanto si vanno rianimando, ma appunto proprio nel campanile di Giotto questo programma è proprio fatto in modo che le arti liberali siano una parte sempre più in alto, proprio per far capire che il lavoro è qualcosa che porta al paradiso. E qui faccio vedere anche una formella dove raramente, se vediamo all'opera una donna, e vediamo appunto qui anche la possibilità, quindi questo rappresenta una delle arti meccaniche della tessitura, e qui vediamo una delle invenzioni medievali, ed è il telaio non più verticale ma orizzontale. Così come sempre, e qui comincia anche un discorso di tutte le innovazioni del Medioevo, qui possiamo vedere l'invenzione dell'arcolaio che permette di filare molto, estremamente più rapidamente, così come ugualmente vediamo sempre in questo campanile rappresentato il fabbro al lavoro. Sono tantissime le invenzioni medievali che contrastano questa frase fatta che sempre viene ripetuta: Medioevo, secoli bui. Questa è una bellissima frase, cioè bellissima nel senso che colpisce, di Montanelli, è stato Idro Montanelli che l'ha inventata. Ma è una cosa fra le più assurde, uno perché il Medioevo è durato circa 1000 anni, e poi se noi parlassimo del secolo che si è appena concluso non dovremmo chiamarlo buissimo, ci sono state 2 guerre mondiali, la Shoah eccetera. Ma invece se vediamo, e stasera ne citerò solo qualcuna, la quantità di invenzioni medievali, e comincio da una che è l'anestesia. Cioè l'idea di alleviare le sofferenze di chi viene operato è qualcosa che appartiene solo al Medioevo. Cioè i romani non avevano mai pensato a introdurre una qualche attenuazione al dolore, anche perché erano abituati a vedere le sofferenze quasi come un divertimento. Pensiamo a cosa succedeva nel Colosseo, no? Dove venivano massacrati uomini e animali, i condannati a morte venivano uccisi fra le sofferenze più atroci. Quindi non c'era assolutamente questa idea. E invece noi vediamo proprio che, per esempio, il Boccaccio, in una sua novella, dove c'è il medico Mazzeo della Montagna, che dice che si prepara ad operare la cancrena di un suo paziente, cioè gli deve tagliare la gamba, e dice: il medico, avvisando che l'infermo, senza essere adoppiato, cioè senza ricevere l'occhio, non sosterrebbe la pena né si lascerebbe medicare, dovendo attendere in sul vespro questo servigio, fe la mattina ad una certa sua composizione stillare un'acqua, la quale avesse, bevendola, tanto da far dormire quanto esso avvisava di doverlo poter penare, cioè farlo soffrire. E qui, in questo affresco di Issogne, in Val d'Aosta, vediamo una farmacia che è estremamente interessante, perché ci sono intanto una quantità di medicine unite anche degli ex voto di cera. Evidentemente dove non funzionava la medicina umana si sperava in quella divina. Ma uno di queste medicine è particolarmente interessante perché circa al centro, potete vedere, sono appese delle spugne, che sono delle spugne sonnifere. Qui c'è un particolare, e quindi potete vedere bene che queste servivano appunto per addormentare il paziente. Evidentemente non sempre le dosi erano ben calcolate, qualche volta dal sonno si passava al sonno eterno, ma comunque c'era già questa idea di poter agire attraverso l'oppio, attraverso appunto l'anestesia. Un'altra invenzione che difficilmente si pensa che sia già nel Medioevo è la
polvere da sparo. E della polvere da sparo, che qui vedete in un particolare interessante, perché è un particolare del trionfo della morte di Clusone a Bergamo, vedete che l'aiutante della morte si è aggiornato e invece di tirare come al solito con l'arco, tira invece con uno schioppo e in questa maniera evidentemente raggiunge in maniera infallibile. E allora che cosa dice il Petrarca? Il Petrarca dice: non bastava che tuonasse dal cielo l'ira di Dio immortale, era necessario che l'omuncolo tuonasse anche dalla terra. La follia umana ha imitato l'inimitabile fulmine e ciò che per natura scende dalle nubi ora fuoriesce da uno strumento infernale. Uno strumento che voi, dice rivolgendosi agli uomini, impiegate per opprimere con il giogo e con i massacri i popoli liberi. Ma la polvere da sparo vuol dire anche un cambiamento da un punto di vista sociale, e questo è espresso estremamente bene da Don Chisciotte, perché mentre prima della polvere da sparo erano i nobili che si allenavano, che dovevano fare grandi esercizi per poter essere bravi a tirare con l'arco, adesso invece anche uno di una classe sociale estremamente bassa bastava che avesse in mano un fucile e uccideva in maniera inesorabile. E allora ecco Don Chisciotte che dice: o benedette quelle età in cui non esisteva la spaventevole furia di questi indemoniati strumenti di artiglieria. Io per me penso che il loro inventore abbia nell'inferno il premio della sua diabolica invenzione. Per causa sua un infame e codardo braccio può togliere la vita a un prode cavaliere e senza sapere né come né d'onde, sul più bello del coraggio e dell'entusiasmo che accende e anima i petti dei valorosi, eccoti una palla, sparata forse da uno che fuggì spaventato dalla fiamma del maledetto ordigno, che tronca e mette termine un istante ai pensieri e alla vita di chi avrebbe meritato di goderla per lunghi secoli. Un'altra delle invenzioni medievali, carissima a tutti coloro, me compresa, che portano gli occhiali, è l'invenzione degli occhiali. E noi siamo così fortunati che possiamo sapere esattamente quando sono stati inventati. Perché un predicatore, Giordano da Pisa, predicando all'inizio del 300 a Firenze, disse: non è ancora 20 anni che si trovò l'arte di fare gli occhiali, che fanno vedere bene, che è una delle migliori arti e delle più necessarie che il mondo abbia. È così poco che si trovò, arte novella che mai non fu. E questa appunto invenzione degli occhiali è veramente una grande invenzione, perché i romani avevano delle lenti di ingrandimento ma che ingrandivano, mentre gli occhiali sono lenti biconvesse, e quindi questa è veramente qualcosa di nuovo e di importante, perché rifà vedere il mondo com'è. Naturalmente gli occhiali medievali erano diversi dai nostri, nel senso che non erano state inventate le stanghette. Le stanghette solo nel 400 arrivano, e quindi per stare sugli occhi o bisognava tenerle con la mano mentre si leggeva, oppure stringevano il naso. E naturalmente non donavano, non c'erano belle montature. E allora di nuovo abbiamo una testimonianza del Petrarca, che si duole molto di dover mettere gli occhiali e dice: non mi vanto d'aver avuto una grande bellezza, ma in gioventù potevo piacere di colore vivo fra bianco e bruno, occhi vivaci e per lungo tempo di una grandissima acutezza che contro ogni aspettativa mi tradì passati 60, in modo da costringermi a ricorrere con riluttanza all'aiuto delle lenti. Quindi evidentemente il Petrarca si vedeva costretto a vedersi alquanto imbruttito. E qui possiamo vedere alcune immagini, appunto questa è una delle più antiche, e vi faccio vedere la miniatura
perché questa vi fa vedere benissimo appunto questi occhiali medievali con questa grande cerchiatura di legno. E ancora un'altra che è un personaggio che nessuno mai potrebbe immaginare chi sia in questo travestimento se non ci fosse scritto sotto. Questo era come a un certo punto viene pensato che fosse Virgilio. E questo è Virgilio. E così come qui, e con questa sfilata degli occhiali mi fermo perché si vede molto bene gli occhiali, questo è un apostolo che è venuto a presenziare alla morte della Madonna e dovendo leggere nel quadro un salmo ha bisogno degli occhiali. Un'altra immagine è quella di un sapiente, in questo caso Jean Mielot al lavoro, è una miniatura della metà del 400, che ci permette di vedere alcune importanti invenzioni medievali. Una è i vetri alle finestre. Ora, i vetri esistevano già da secoli nelle chiese, ma erano uno straordinario lusso, e invece, come sappiamo, nelle case si usavano delle tele cerate, delle impannate. Ma comunque, siccome queste tele cerate facevano passare anche il freddo, se faceva freddo si dovevano chiudere con serramenti di legno e quindi la casa piombava nel buio. Quindi questi vetri sono una grandissima novità e anche mettono in comunicazione il mondo interno e esterno e permettono quindi, per esempio, a questo studioso di continuare di riuscire meglio a trascrivere i suoi codici. Poi sulla destra vedete anche un camino, e anche questa è un'invenzione medievale, perché i romani avevano le terme che erano meravigliose ma che scaldavano il pavimento, non c'era l'idea di un camino con cui scaldarsi. Vediamo appunto questo studioso al lavoro. Allora, quando in genere si parla dello studioso al lavoro, si pensa sempre anche, ovviamente, giustamente, all'enorme lavoro dei monaci che hanno, come sappiamo, traghettato tutto, o perlomeno gran parte del sapere antico fino ai nostri giorni, hanno permesso che lo potessimo conoscere. Però dimentichiamo sempre il lavoro delle monache, e le monache ne abbiamo il nome di tantissime, e sono delle, una volta che fossero dotate, hanno potuto fare cose meravigliose, hanno potuto scrivere enciclopedie, commedie, ora è inutile che cominci a raccontarle, ma vi voglio solo far vedere questa miniatura di un famoso commentario dell'Apocalisse che si chiama Il Beato di Liebana, e questa miniatura è firmata da questa monaca che si dichiara pittrice e adiutrix dei, cioè aiutante di Dio, perché lei pensa evidentemente che con la sua opera faceva da intermediaria, diffondeva il sapere divino. Ancora un'altra invenzione per nulla banale è il cassetto. E qui noi vediamo questa bella tavola che sta nella Galleria di Perugia, e vedete che la Madonna, che è una Madonna annunciata, sta leggendo su uno scrittoio, e vedete che nella parte più bassa c'è un cassetto. E l'idea di estrarre dal mobile qualcosa che si poteva tirar fuori e rimettere dentro è una grandissima invenzione e per nulla banale. Un'altra grande novità è quella della musica, cioè di poter finalmente poter notare le note musicali. E questo noi lo dobbiamo a un monaco, Guidone d'Arezzo, morto nel 1080, il quale appunto ha avuto l'idea di mettere le note in scala. E fra l'altro, queste, proprio come noi diciamo le note musicali, queste note musicali non sono altro che l'inizio ognuna di un verso che formava una poesia che i suoi allievi cantavano lungo la scala, che diceva: ut queant laxis re sonare fibris, mira gestorum famuli,
tuorum solve polluti, labi reatum sancte Ioannes. Cioè, affinché i tuoi servi cantino con corde libere la meraviglia delle tue azioni, allontana il peccato, o San Giovanni. E dunque vedete che ut, re, mi, fa, sol, la sono l'inizio di questi versi. E il do divenne noto in Italia solo nel 1635, però in Francia è sempre rimasto ut, e invece solo nel XV secolo si è aggiunto il si. E qui vediamo anche, oltre questa pagina, la cosiddetta mano guidonica, cioè lui aveva pensato un modo per cui le note venivano, uno se le doveva immaginare sulle dita, ed era un modo molto ben fatto, ancora usato nei conservatori per ricordare le note. Un'altra grandissima invenzione sono i numeri, quelli che noi diciamo i numeri arabi. E qui abbiamo un'attestazione straordinaria, perché questi sono numeri che appartengono a fogli vari fra il 1188 e il 1194. E questo è un notaio di Perugia, il quale, sapete che perché il documento sia di un notaio valido, ci deve essere una firma che non può essere contraffatta. E allora questo notaio aveva pensato bene di contare ogni volta le righe del suo atto e poi firmava con questo numero, in modo tale che i suoi atti erano sempre diversi. Per esempio, qui voi vedete, cominciando da sinistra a destra, 28, 60, 52 e 63. E questo appunto ci ha lasciato questa testimonianza, che è una delle più antiche dell'uso dei numeri. Poi il Medioevo anche ha fatto tantissime migliorie per quanto riguarda l'impiego di forze motrici, e una delle più importanti è l'acqua. E qui noi vediamo un disegno di un grande architetto, Viard de Honcourt, che ci ha lasciato un taccuino con una quantità di disegni, di cose che lui vedeva andando in giro. E qui vedete che lui ha fatto un disegno della sega idraulica, una sega che andava avanti per la forza motrice del fiume. Questo disegno naturalmente è stato fatto secondo le convenzioni medievali, cioè con un modo di rappresentare non secondo la prospettiva, ma tutto ribaltato su un unico piano. Quindi una ruota che dovrebbe essere così, lui la disegnava così. E quindi qui potete vedere il modellino che, insieme a un mio amico, dopo aver a lungo guardato questo disegno, abbiamo rifatto, e funziona, è una sega idraulica. E c'è un bellissimo testo di San Bernardo che ci fa capire come fossero riusciti veramente nel Medioevo a sfruttare appunto il fiume. E dice: per avere allora il fiume penetra nell'interno del monastero, quindi lui sta parlando di tutto quello che succede in un monastero dove passa il fiume, quindi quante macchine mette in funzione il fiume. Dice: il fiume penetra nell'interno del monastero nella misura che è permessa dal muro di cinta, passa attraverso il mulino del grano, dove le sue acque sono utilizzate per la macinazione sotto il peso della mole e per manovrare il finestaccio che separa la farina dalla crusca. Quindi le acque affluiscono in un successivo fabbricato e riempiono la caldaia, dove si bolle la birra per i monaci, qualora se ne ravvivasse la necessità in caso di scarsezza di vino. Dopo di ciò, il fiume non ha ancora terminato il suo compito, perché viene fatto passare dalle macchine della follatura, quindi quei grandi magli, che sono sistemate dopo il mulino da grano. E mentre in questo il fiume aveva dato la sua opera per la preparazione del cibo per i confratelli, ora li serve nella produzione dei tessuti, obbedendo docilmente. Infatti, dice, la fatica della follatura, quante schiene di cavalli, quante braccia umane avrebbe spezzato. Da questa fatica, invece, ci libera il fiume e ci fa grazia. Poi
sempre il fiume entra nella conceria, dove dedica le sue cure e il suo lavoro alla preparazione del materiale necessario per le calzature dei monaci. Quindi si divide in molti piccoli rivi e nella sua corsa affannosa passa attraverso vari scomparti e serve per cucinare, per far girare gli ingranaggi, per frantumare, innaffiare, lavare, macinare, ammorbidire, sempre offrendo di buon grado i suoi servigi e alla fine trasporta con sé i rifiuti e lascia tutto pulito. Quindi, insomma, frantoi, segherie, gualchiere per i panni, mulini da carta e da farina, dobbiamo pensare che animavano il paesaggio fra il XII e il XIV secolo. Di nuovo, il mulino ad acqua in realtà era conosciuto dai romani, ma non era per niente sfruttato perché c'erano gli schiavi e quindi in una società dove c'era una manodopera che non costava nulla e anche perché questo faceva sì che ci fosse un pregiudizio contro il lavoro manuale, non è stato mai sfruttato. Basta ricordare, per esempio, che i greci avevano capito la forza a vapore, però la usavano per dei giocattoli, per fare aprire dei piccoli templi, le porte dei piccoli templi, ma non hanno mai pensato di far andare un treno, per esempio. E quindi, appunto, vi dicevo dei mulini, e qui vediamo proprio un bellissimo mulino che fa parte di una miniatura di una enciclopedia scritta da una badessa, Herrad di Hohenburg, che ha scritto questa bellissima enciclopedia, tutta in latino, con ogni tanto delle traduzioni, quando lei pensava che le sue monache non capissero bene, in tedesco, e con una quantità di miniature. Questo è un mulino mistico, che trasforma appunto il grano in farina, e però qui si vede benissimo appunto uno splendido mulino. Un'altra invenzione completamente medievale è il mulino a vento, e questo naturalmente è un particolare di Bruegel. Ancora nel mondo proprio agricolo ci sono tantissime innovazioni che di solito si leggono sempre nei manuali scolastici. Per esempio, qui vediamo un particolare della tappezzeria di Bayeux, dove vediamo appunto un aratro, e una delle grandi novità è il versoio, che è questa grande orecchia che rivolta maggiormente la terra e quindi fa sì che ci sia una maggior resa di grano. Poi qui abbiamo visto, c'è rappresentato anche un erpice che risistema il terreno. Poi ancora, fra tutte le varie invenzioni medievali, c'è il cavallo che viene finalmente ferrato e tira col petto e non più col collo, come era al tempo dei romani. E poi ancora una quantità di altre invenzioni, la rotazione triennale dei campi, per cui si può seminare due volte, e questo permette di seminare anche legumi e quindi di avere maggiori proteine vegetali, e questo fa sì che quindi la gente sta meglio, si ammala meno, può produrre di più. Poi ancora, proprio per questo la gente sta meglio, mangia di più, e quindi un'altra invenzione proprio tipicamente medievale, la pasta. E ci sono descrizioni proprio precisissime di pasta fatta col grano tenero, col grano duro. Fra l'altro la pasta è un alimento che è importantissimo per la navigazione, perché permetteva di portare con sé cibo che durasse e non andasse a male. E in questa ulteriore miniatura che voi vedete, potete vedere una embrionale fabbrica in serie, per cui qui vedete le operaie, fra l'altro invece a piedi nudi, quindi poverette, che preparano velocemente tutta questa pasta. Naturalmente per questo alimento così scivoloso e caldo, come si poteva fare a mangiarla? E allora viene inventata la forchetta. E qui questa è una miniatura dell'XI secolo in cui vediamo due personaggi a tavola che la stanno mangiando con la forchetta. Un'altra, sempre legata all'invenzione di questi magli, è la carta. E qui abbiamo una delle più antichi documenti di carta,
che è del 1109, è un mandato in greco e arabo della contessa dell'Asia, e poi ci avviamo verso appunto l'invenzione della stampa, e questa che voi vedete è una pagina della Bibbia di Gutenberg del 1450, e vedete che è così forte il condizionamento del manoscritto che dopo che viene stampato il testo viene ornato a mano con delle miniature per far sembrare questa carta bella come una miniatura, come una carta, una pergamena miniata. E poi ancora questo, ormai siamo arrivati che è stato inventato anche la forma del libro, ormai siamo alla stampa, e questa è una pagina di Manuzio. Ma poi, sempre derivato dalla carta, vediamo le antiche filigrane dei cartai di Fabriano, e che ancora viene usato questo principio per la nostra carta moneta, e delle carte da gioco che ancora sono in uso, sono le carte bergamasche. E poi ancora, sempre nel Medioevo, non ve li racconto tutti perché sto arrivando alla fine, I bottoni sono stati un'enorme invenzione perché hanno fondato la moda, cioè hanno permesso di avere abiti aderenti e quindi sottolineare gli attributi sessuali, e quindi avere degli abiti, per esempio, stretti, accollati, non più con quelle grandi scollature e quei tonaconi che prima c'erano. Quindi viene diversificato il modo come si vestono gli uomini e le donne. Questo che qui vedete è un particolare del castello della Manta, dove c'è rappresentata la fontana di giovinezza, e c'è un vecchio che sta uscendo dalla fontana e che viene aiutato a rivestirsi ed è ormai diventato giovane. E infine un'altra invenzione riguarda il tempo, e questa è una cosa capitale alla quale ha dedicato anche un fortunato e bellissimo libro Jacques Le Goff, Tempo della Chiesa, Tempo del Mercante, perché per molto tempo le giornate venivano ritmate soltanto dagli uffici religiosi, dalle campane, e erano ore estremamente disuguali perché erano lunghissime d'estate, perché seguivano il tempo, e molto brevi d'inverno, e poi ci si aiutava con delle clessidre, con degli orologi ad acqua, ma era comunque sempre un tempo religioso, finché viene inventato l'orologio a scappamento, e quindi l'orologio non viene più soltanto, cioè l'orologio viene messo sulle torri comunali, quindi diventa un tempo laico, un tempo che è soltanto con ore tutte uguali. Quello che qui vedete è il disegno di un grandissimo artista, Giovanni Dondi dell'orologio, amico del Petrarca, che aveva inventato un bellissimo orologio che purtroppo è andato distrutto, ma che poiché aveva lasciato dei disegni accuratissimi è stato rifatto, e qui potete vedere appunto la ricostruzione che c'è al Museo delle Scienze di Milano. E quasi infine vediamo questo quadro, dove quello che è interessante è vedere l'iconografia del tempo, che vedete che ha ancora la sua falce e vecchio, ma e la clessidra, ma ormai i suoi piedi sono sull'asta dell'orologio a scappamento, che è proprio il nostro orologio, dove viene mantenuto un ritmo sempre uguale. Poi sotto ci sono due cani che rappresentano il giorno e la notte, e quindi questo trionfo del tempo già però mostra appunto il momento in cui ormai si è passati all'orologio. E l'ultima immagine che vi voglio far vedere è un particolare di Botticelli, che rappresenta Sant'Agostino, profondamente preso dai suoi studi. Sullo sfondo si vede un manoscritto con disegni di Pitagora e un orologio. E notate che l'orologio ha soltanto le lancette delle ore, e per moltissimo tempo, cioè le lancette dei minuti
sono venute nel fine 500, inizio 600, quindi ancora un tempo lento, che però qui vedete che è puntato sulla mezzanotte, come a far vedere che Agostino si privava del sonno pur di studiare. Io anch'io non voglio privarvi del sonno e vi fermo qui. Grazie.